tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi andiamo a realizzare quello che avete visto in anteprima, che è un collo in lana infeltrata. Per questo progetto vi servirà della lana 100% perché ovviamente è il prodotto perfetto da infeltrire. Nel mio caso ho scelto queste bellissime cakes di appunto pura lana, di cui vi ho parlato già nell'ultimo video presentazione filati, di cui vi lascio qui in alto a destra la scheda informativa. Sono le cakes felting wool, vi dico già che ne andremo ad utilizzare mezzo lotto, quindi con un lotto da 3 cakes realizzate benissimo 2 colli, e potete pensare anche a farci dei pensierini da regalare. Poi ci serviranno dei ferri numero 7, poco importa che siano dei circolari o ferri dritti, perché andiamo a lavorare a pannello avanti e indietro, e andiamo a lavorare montando 40 maglie. Io oggi vi faccio vedere ovviamente la lavorazione in campione, anche perché è tutto molto molto semplice, non è altro che una semplice maglia rasata. Andiamo a montare le maglie, quindi cappietto iniziale sul ferro, ripeto, ferri numero 7. Io monto in questo modo, formo una sorta di V scendendo, prendo il filo che scende dal pollice, aggancio quello che scende dall'indice, lo faccio passare attraverso l'asola che si crea e tiro le due codine. In questo modo voi caricate 40 maglie. Bene, caricate tutte le maglie, ovviamente ripeto, io lavoro in campione, andiamo ad iniziare la nostra lavorazione a semplicissima maglia rasata. Questo è un progetto perfetto anche per le principianti. Io adesso vi ricordo come lavoro con la tecnica continentale, ma poi ognuno può decidere di lavorare col filo a destra o a sinistra, è indifferente. Prima maglia la lavoriamo a rovescio. Con la tecnica continentale io entro nel davanti dell'asola, aggancio il filo sul dito della mano sinistra, sull'indice della mano sinistra, lo faccio passare in questo modo attorno al ferro, scendo col dito, così mi aiuto a far scivolare la maglia, esco da dietro e faccio cadere il punto. Il primo ferro lo andiamo a lavorare tutto a maglia a rovescio, ecco, in questo modo qui. Ferro numero 2, la prima maglia la lavoro sempre a rovescio, le prossime tutte a dritto, quindi faccio in questo modo, aggancio la maglia da davanti a dietro, faccio ovviamente passare il filo dietro, quindi non più davanti come quando andiamo a lavorare il rovescio, ma dietro, e aggancio il filo in questo modo attraverso la maglia, scivolo, faccio cadere la maglia, in questo modo. Passo dietro, prendo la maglia e scivolo il punto che è sul ferro di sinistra. Ultima maglia la vado a lavorare nuovamente a rovescio, quindi passo il filo davanti, prendo in questo modo la maglia, faccio passare il filo sul ferro, abbasso il dito e scorre il nostro punto facendolo cadere. E in questo modo stiamo iniziando a lavorare a maglia rasata, semplicemente, nulla di particolare. L'unica cosa che io faccio sempre è il primo e l'ultimo punto lavorati a rovescio, sia che stiamo lavorando sul davanti del nostro lavoro che, che sul retro. A questo punto procediamo in questo modo a lavorare il nostro rettangolo, facendo un giro tutto a rovescio e un giro tutto a dritto, mantenendo sempre e solo la maglia di vivagno all'inizio a rovescio per ogni giro, che sia sul dritto o sul rovescio, ripeto. Una volta finito il vostro pannello rettangolare, innanzitutto vi dico già che non vi dovete preoccupare se il vostro lavoro si inarcherà o si piegherà, si formerà una sorta di tubolare, insomma non sarà perfettamente dritto e lineare, non vi preoccupate. Finitelo, chiudete le maglie, mettetelo in lavatrice perché poi prenderà la forma finale tranquillamente dopo l'infeltrimento. Quindi detto questo, proseguite con la lavorazione del vostro pannello, quindi cakes felting wool, 40 maglie montate sui ferri numero 7 ed otterrete alla fine un pannello rettangolare di 38 cm di larghezza e dovrete proseguire in altezza per 85 cm circa. Questo vi consentirà di avere la dimensione finale che
Tra poco vi dirò del pannello una volta infeltrito perché vi renderete conto che dopo averlo infeltrito il lavoro si rimpicciolirà notevolmente, ma è normalissimo perché le fibre si saldano tra di loro e formano appunto un pannello di feltro più spesso, quindi si rimpicciolisce sia per il calore del lavaggio che per la tecnica stessa, quindi appunto questo fatto che le fibre si intersecano tutte tra di loro, infatti non vedrete più nella lavorazione finale l'effetto della maglia rasata, ma andrete a vedere questo qui che è il pannello di feltro finito. Vedete, non vediamo più le maglie, ma abbiamo un pannello di feltro di lana dove la lavorazione a maglia non si nota più. Ripeto, vi lascio scritte qui le misure del pannello che dovete ottenere, 40 maglie per quindi un totale di 38 centimetri circa di larghezza e proseguite in altezza per 85 centimetri circa con questa semplicissima lavorazione a maglia rasata. Adesso vi mostro anche come chiuderle le vostre maglie alla fine del lavoro. Quindi vado a lavorarmi l'ultimo giro, facciamo finta che sia l'ultimo giro in altezza a maglia tutta a rovescio, l'ultimo ferro a rovescio. E una volta fatto questo ci ritroviamo sul dritto del lavoro a chiudere le maglie. In che modo? Semplicissimo. In questo caso la prima già la lavoro a dritto e la passo, lavoro la seconda a dritto e la passo. Prendo la prima maglia lavorata e l'accavallo sulla seconda. In questo modo la faccio cadere e mi rimane una maglia sul ferro. Vado a lavorare la prossima maglia. Riprendo la precedente già sul ferro, la accavallo, la faccio scendere dal ferro di destra e la faccio scivolare. Nuovamente faccio questo procedimento e lo ripeto per tutto questo ferro, ovviamente senza stringere troppo, così otterrete una chiusura più omogenea. Quindi vedete, prendo la maglia precedente lavorata e l'accavallo sull'ultima lavorata. In questo modo andiamo a chiudere tutte le nostre maglie. Vedete, il nostro lavoro si comincia a chiudere e avrete il vostro pannello rettangolare da andare ad infeltrire. A questo punto inserite tutto in lavatrice a 40 gradi, lavaggio normale, centrifuga 1000 giri con poco detersivo che non abbia sbiancanti ottici all'interno. Una volta finito il lavaggio, vi renderete conto che il vostro pannello sarà infeltrito e potrete andare a modellarlo sul manichino e quindi farlo asciugare all'aria su un manichino, dando la forma finale, oppure stendendolo su un piano orizzontale e lasciandolo asciugare all'aperto, non preoccupandovi troppo delle ondine che si creano nel pannello. Stiratelo un po', sistematelo e lo fate asciugare tranquillamente all'aria. Vedete, dobbiamo andare a realizzare un pannello rettangolare. Ovviamente questo è già infeltrito, quindi lo vedrete nella dimensione finale, che vi dico subito essere di 58 centimetri per lunghezza e 25 centimetri per altezza. A questo punto, dopo l'infeltrimento, abbiamo quindi, come avete visto, il nostro rettangolo. Io l'ho un po' modellato e l'ho lasciato asciugare sul manichino, dando la forma che avrei desiderato appunto ottenere alla fine. Quindi vedete che si creano anche queste onde e non è perfettamente piatto. A noi questo non importa perché appunto deve andarci ad avvolgere intorno al collo. Quindi, data la forma finale, io ho deciso di ovviamente posizionarlo in questo modo qui, come avrete visto già nella foto, sul manichino. E quindi questa sarà la punta che verrà davanti. E quindi diamo di nuovo la forma finale che avevamo deciso per il nostro collo. Come chiusura ho scelto questo bottone di legno che è veramente grande e misura in diametro 6 centimetri e mezzo circa. E questo bottone lo devo andare ad applicare per come chiusura, diciamo, del nostro collo e lo voglio applicare in questo modo qui. Come fare per creare l'asola, visto che non l'abbiamo lavorata perché dovevamo andare ad infeltrire? Intanto vi dico che un progetto infeltrito diventa come una vera e propria un vero e proprio pannello di feltro, quindi anche se noi adesso andiamo a tagliare e creare un'asola, il lavoro non ci si disferà perché le fibre della lana si sono
sono tutte ben amalgamate, infeltrite appunto, quindi si sono saldate tra di loro e non, il lavoro non si disfera più, quindi non è più un vero e proprio lavoro a maglia, ma abbiamo ottenuto quello che può sembrare alla vista un pannello di feltro spesso. Poi alla fine non è altro appunto che un feltro di lana alla fine della lavorazione. Quindi noi andiamo ad adagiare la punta che verrà sopra, aprendo il nostro pannello, un bottone andrà fissato ad uno degli angoli, mentre nell'angolo opposto andremo a creare la nostra asola con delle forbici, facendo semplicemente attenzione. In questo modo andiamo a ripiegare come avevamo posizionato inizialmente il nostro collo. Se preferite, adagiatelo sul manichino o intorno al vostro collo e prendete la misura, insomma, spillando il bottone che andrete ad utilizzare, quindi fermandolo magari con degli spilli, e andate a ovviamente tagliare l'asola nel pannello superiore, che è nella parte dove deve sbucare il nostro bottone, perché poi il bottone lo andremo a cucire nella parte sotto. Quindi, prendendo la dimensione del nostro bottone, andiamo a tagliare orientativamente dove dovrà uscire e andiamo a fare i tagli in questo modo, piano piano, in maniera graduale, cercando di vedere appunto che il nostro bottone alla fine esca. È ancora troppo piccolo, non andiamo troppo sulla punta perché rischiamo di far strappare il lavoro. Alla fine vi darò un piccolo consiglio per bloccare ulteriormente la lavorazione e far sì che non si disfi col tempo, anche se è difficile appunto che si disfi, ma che non si sfilacci, ecco. Ecco, vedete, adesso il bottone passa dall'asola. Prendendo del filo da cucito in tono con il mio collo, vado a rinforzare la cucitura semplicemente facendo un piccolo contorno tutto intorno alla nostra asola. Se andremo a fare delle piccole impunture con un filo tono su tono, non andremo nemmeno a vederla questa lavorazione, ma in ogni caso abbiamo il bottone che andrà a coprire la nostra asola, quindi non la vedremo ugualmente. Ecco qui, semplicemente andiamo a contornare la nostra asola. Ripeto, il lavoro non si disferà sicuramente perché le fibre sono già tutte bloccate tra loro dopo aver subito il processo di infeltrimento, però noi, per essere maggiormente sicure, se facciamo questo piccolo procedimento e usiamo questa piccola accortezza, possiamo stare ancora più tranquille, soprattutto nella parte qui vicino all'angolo, per evitare che in futuro si strappi mettendo e togliendo il bottone, ecco, facendolo entrare ed uscire dall'asola nel tempo. Fatto questo, quindi rinforzata la nostra asola, andiamo semplicemente a cucire il nostro bottone alla parte opposta. Una volta cucito il nostro bottone, non dobbiamo far altro che farlo passare attraverso l'asola e avremo il nostro collo terminato. Potete modellarlo come meglio vi piace sul vostro collo, appunto, dopo averlo indossato, e questo è il progetto finito. È facilissimo da realizzare perché avrete visto appunto che si tratta semplicemente di un pannello rettangolare a maglia rasata, e poi la tecnica dell'infeltrimento è veramente molto bella e altrettanto semplice quanto la realizzazione stessa. Con questa tecnica dell'infeltrimento possiamo realizzare borse, ciabatte, possiamo realizzare pochette, insomma, si possono fare anche astucci, perché no? Si possono fare tantissime cose diverse, e conto questa stagione che arriva fredda di proporvi altri progetti con la lana infeltrita. Il tutorial è terminato, io spero che vi sia piaciuto questo progetto, se è così fatemelo sapere nei commenti, e vi ricordo anche che nel box informazioni trovate tutti i link che vi possono essere utili. Quindi ancora vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video tutorial. Ciao!